Nadir, tu quando e dove sei nato? A Salso Maggiore, dietro Continentale, Albergo Continentale. Quello che vive a Milano, quello Sì. che... Sì. In che anno? Nel 22. Cavoli, quindi 97 anni adesso. E la tua famiglia in quanti eravate? Dunque, noi eravamo in 8, mia mamma 24, era 24esima mia mamma. E i tuoi genitori che mestiere facevano? Dunque, mia mamma guardaroba del Virgili, Sì. E lo custodiva lei. E il papà faceva papà lì a capo di... degli uscieri? Senti, com'era Sasso a quei tempi? Bellissimo, bello. Cosa c'era di diverso di oggi? La clientela. Tutti i signori che viaggiavano sul viale Romagnosi, che era uno spettacolo. Senti, Nadia, quando è che hai cominciato a lavorare? A 12 anni ero a Roma, all'albergo E dove lavoravi? Eden, E che lavoro facevi all'Eden? portineria. Hai conosciuto delle persone importanti lì? Oltre, ho preso in spalla il core. Il re di Spagna, Che aveva allora, quando era un bambino, 4-5 piccolo. mesi. E quindi lo guardavi tu, lo badavi tu? Sì, l'ho portato su. In ascensore. Erano bei tempi, eh. Senti, a Roma quanto tempo ci sei stato? Diversi anni. E poi sei andato all'estero dopo? Sì, sono stato in Germania. Ma anche in Inghilterra, mi sembra. Prima Inghilterra, in Inghilterra o prima in Germania? prima in Germania e poi Sì. in Inghilterra. In Germania dove sei andato? Poi tutti un sacco di città. Berlino, non Berlino, tutto. Germania, facevo il cameriere e sono andato 2 volte Nello al Schwarzwald? comando del Führer. Cos'era lo Schwarzwald? Sì. In Schwarzwald. Era la Tana del Lupo? Sì. E E cosa eri andato a fare lì? là facevo il cameriere. Hitler, l'avevi visto nello Schwarzwald? E certo, sono stato là io 2 volte. Sei stato anche ad Amburgo? Sì, Burgo 2 anni. In che albergo? Atlantico, un magnifico, un bel E che anni erano? Erano gli anni della guerra? albergo. Sì. Ma tu una volta mi hai raccontato che ad Amburgo hai visto un bombardamento. Ad Amburgo, Un sì. Il bombardamento? primo bombardamento l'ho ricevuto a Amburgo. Quando hanno incominciato a buttare bombe, Sì. ho preso solo via e sono venuto a Monaco di Baviera. Per il Monaco era più sicura, era meno. Tranquilla. Sì. Mi hai detto una volta che lavoravi anche sui treni, però. Sì, sui treni. Quindi facevi il vagone ristorante dei treni? Sì, andavo a ricevere Mussolini giù alla stazione di Monaco. Raccontami un po' di quell'episodio lì, come era successo quella storia lì? C'erano due treni che uno Sì, arrivava da... andavamo noi giù a prendere il dolce, no? E poi si veniva su. Ma c'era stato un incontro lì al Brennero? A Brennero, sì. Ma tu eri sul treno tedesco? Sì, sul treno tedesco, io lavoravo in Germania come cameriere. Sì. E poi Mussolini è arrivato invece da Roma col treno italiano. Avrei sì, col treno italiano. E i treni si sono uniti? Uniti. E dove siete andati poi? Borgo di Baviera. Ma poi dove siete andati? Siete andati in Russia? Siete andati? È vero? Siete andati in Russia? Oh, sì, anche siamo andati in Chirurgia. E sul treno chi c'era? E Mussolini, anche? Hitler, Ah, c'erano tutti e due? sì, li ho serviti io, A li hai serviti tu a sì, a tavola? tavola, a mangiare. E che impressione ti avevano fatto? Ero abituato, nessuna impressione.
Quindi è durato diversi giorni questo viaggio? È durato diversi giorni? Sì, sì. Quando è scoppiata la guerra, tu eri sì, in Germania? Sì, ero in Germania. Ma poi sei rientrato in Italia? No, sono rimasto là a Monaco di Baviera. Poi sono andato a Burgo. Senti, ma tu hai fatto anche l'alpino, hai fatto? Sì. Ma quando l'hai fatto? Durante la guerra, dopo la guerra? Militare, sì, durante la guerra. Senti, dopo la Germania, sei andato anche in Inghilterra, sei andato? Sì, sì, in Inghilterra. Quindi, però, dopo la guerra? Dopo la guerra, sì. E cosa devi fare anche lì, a lavorare? Sì, lavoravo, sì. Ma anche per imparare la lingua? Imparavo la lingua e faccio il cameriere. Daniela, quante lingue parli tu? Francese, tedesco e italiano. E anche inglese? L'inglese anche, sì. Senti, con chi eri andato in Inghilterra? In Inghilterra da solo. C'era mica Vitalino Sozzi, mi hai detto. Ecco, sì, Vitale Sozzi. Vitale. Sì. L'ho portato io in Inghilterra. E poi sei tornato in Italia? Dopo, sì. Ma in Italia, quando sei andato in Italia, sei andato subito al Porro o prima da altre parti? In Italia ero al Porro. Eri al Porro? Sì. Durante la stagione, però d'inverno dove andavi a lavorare? A Sanremo, sì. Quindi facevi l'inverno a Sanremo? Sanremo, ho fatto 40 anni a Sanremo, tutti gli inverni. Era bello? Che bello era, ti ricordi, Sanremo? L'hotel Vittoria Roma, si chiamava. E poi durante la stagione invece eri a Sarso. Sì, vediamo Sarso. Senti, hai conosciuto delle persone importanti di Porro? Porro ho conosciuto lì. Di clienti, come clienti? Come clienti, sì, sì, tanti. Mi hai mica detto che hai conosciuto Sofia Loren? Sì, Sofia Loren in albergo. Ma quindi le hai parlato, l'hai conosciuta? Cioè, si capisce. E com'era? Era simpatica? Era una bella donna. Ah beh, quello sì. Allora poi... Sì, sì. Cioè, ho visto anche una foto con Mario Del Monaco, il tenore. E poi c'erano personaggi anche dello sport. Sì, i personaggi c'erano tanti, dello sport e tutto. Dei giornalisti, c'erano dei giornalisti? Sì, c'erano giornalisti. Chi c'era? Ciotti? Chi c'era? Ciotti. E poi anche dei campioni, no? Beh, sì. Lidl, mi ricordo, Lidl l'hai conosciuto, Lidl? Lidl. Lidl, sì. E Lidl l'ho conosciuto bene. Quindi oggi Sasso come la vedi rispetto a quei tempi lì? Male. Perché? Perché era bello allora. Sasso, tutti venivano a Sasso perché si stava bene. Era bello. Ma cos'è successo che l'ha fatto andare male secondo te? Di chi è colpa? Non lo so. Il Viale Romagnosi era meraviglioso. Gente elegante. Ma cosa bisognerebbe fare per farla tornare importante? Non tornerà mai più. E il Corso dei Fiori cosa ti ricordi? Una bellezza. Il Corso Fiorito. E lo ricordi, Don Tonini? Tonini, sì, Don Tonini. Don Franco e Don Tonini. L'hai conosciuto bene, dottore? Molto bene. Che tipo era? Magnifico. Stupendo. Va bene, Dio, senti, anche questi signori, anch'io ti ringraziamo per la tua pazienza, e perché questo qui è una documentazione che serve per lasciare ai giovani, sì. No, la memoria storica di quello che è stato Sasso anche nel passato. No, vuoi lasciare un messaggio finale, sì, ai giovani di Sasso? Cosa gli vuoi dire ai giovani di Sasso? Che era bellissimo Sasso.